Siamo con il capogruppo di FLI, Berardo Rabuffo. La posizione del suo partito in merito alla legge elettorale regionale che si sta discutendo in questi giorni. Vediamo positivamente il fatto che si arrivi a una conclusione di questa proposta che vedrà una nuova legge regionale per l'Abruzzo. Sono molti elementi positivi, come anche l'eliminazione del listino. Io stesso vengo dal listino, ma sembra quasi che si sia figli di un dio minore quando abbiamo ugualmente lavorato e fatto le campagne elettorali. Per cui va bene l'eliminazione del listino, siamo assolutamente d'accordo. Ora si sta attanagliando il discorso sulla quota di sbarramento. Io credo che una buona legge sia quella che sia giusta per tutti e non magari favorire i gruppi e i gruppuscoli del momento. Forse per questo in Italia abbiamo delle leggi elettorali a livello nazionale che non hanno mai trovato una definizione. Io da quando sono in politica, ormai saranno una quindicina d'anni, sento parlare di legge elettorale. Ognuno se la vuole aggiustare per se stesso. È giusto uno sbarramento, ma francamente l'idea di un 6% mi sembra veramente eccessiva, anche perché se non si dà un diritto di espressione anche a quelle che sono delle minoranze, ma considerevoli, certo non parliamo di chiunque possa essere rappresentato, ma una minoranza consistente, è giusto che possa parlare, è giusto che sia rappresentata in un consiglio regionale, altrimenti non diventa una buona legge elettorale, ma una legge ad usum Delfini, ad uso di qualcuno. E quindi noi riporteremo il discorso nei termini della concretezza e crediamo che uno sbarramento equo sia giusto, il 3, il 4, ma non somme insomma, così grandi che sembrano soltanto a vantaggio di qualche furbastro inutile, insomma.